Ciao, Namaste. In questo nuovo video andremo a vedere insieme come utilizzare un supporto un pochettino particolare nello yoga, ovvero una yoga wheel. La yoga wheel, come dice la parola stessa, è una ruota, quindi un cerchio che può essere fatto di diversi materiali e può avere diverse misure. Questa che ho io è in plastica con un rivestimento morbido e antiscivolo, simile a quello del tappetino di yoga, ed ha delle dimensioni di circa 35 cm di diametro e 14 cm di larghezza. Con queste dimensioni la yoga wheel è ottima per aiutarci ad entrare nelle posizioni di apertura indietro, quindi di flessione indietro della schiena e di apertura del petto e delle spalle, i cosiddetti back bendings, ma anche in altre posizioni, come appunto dimostrerò in questo video. Se invece vuoi vedere più da vicino come è fatta e come si utilizza una yoga wheel, non esitare a venirmi a trovare sabato 26 novembre durante il mio workshop sui yoga props che terrò presso il Centro Pilates Yoga di Roma. Ti lascio il link all'evento qui sotto nell'info box. Se invece vuoi vedere gli altri miei video in cui utilizzo altri supporti di yoga, non esitare a cliccare sul link alla playlist che ti lascio qui in alto a destra, intitolato per l'appunto Yoga Props. Ricorda, i supporti nello yoga, come sosteneva il maestro Iyengar, sono quegli strumenti che se utilizzati non ne avrai più bisogno, ma se mai utilizzati ne avrai sempre bisogno. Questo per spiegare come un supporto può realmente aiutarci ad entrare nella maniera più corretta e sicura in un'asana, in una posizione, quando magari non abbiamo tutta la flessibilità o la forza necessaria. Spero veramente che questo video ti piaccia e ti incuriosisca. Se sì, non esitare a lasciare un commento o un bel like e, come al solito, non esitare ad iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto. Buon yoga wheel a tutti, Namaste! Ci posizioniamo seduti sul nostro tappetino con la yoga wheel dietro la schiena. Qui cominciamo a prendere confidenza con questo supporto, quindi piano piano cerco di poggiare la mia schiena, la mia colonna sopra la yoga wheel mantenendola dritta e poi comincio semplicemente a massaggiare la mia colonna. Cerco di andare bene fino alla zona cervicale e poi piano piano ritorno giù fin dove ho piacere di andare, aiutandomi sempre con i piedi a terra. Posso mantenere le mani dietro la testa oppure lungo i fianchi a terra. Poi piano piano mi allungo sulla yoga wheel, quindi lascio andare la testa indietro, le braccia le posso tenere a terra oppure le posso poggiare sul costato. Nel caso in cui le tengo a terra, mantengo i palmi delle mani rigirati verso il soffitto e anche qui posso leggermente muovermi avanti e indietro. Per una maggiore estensione e stretching posso allungare le mie gambe piano piano e rimango tranquillamente nella posizione per allungare bene tutta la mia colonna vertebrale. Allungando anche le gambe sentirete come l'inversione, in questo caso che facciamo con la nostra schiena, è legata anche ai muscoli delle gambe, quindi sentirete un leggero stretching anche nei muscoli frontali delle vostre gambe. Poi mi risistemo bene sulla mia yoga wheel, ancora provo ad andare questa volta proprio a terra con la cima della testa, i piedi sono a terra per aiutarmi e qui posso portare le mani in angeli mudra di fronte alla mia testa oppure, se ho spazio, allungarle per un maggiore stretching. E poi piano piano, espirando, ritorno un pochino in avanti per afferrare con le mani la mia yoga wheel e piano piano portare gli avambracci a terra. La yoga wheel mi aiuterà in questa posizione, mi permetterà appunto di portare gli avambracci a terra senza alcuna fatica e, volendo, spingendo con i piedi a terra, posso anche sollevarmi un attimo dalla yoga wheel per sentire bene e anche come si posizionano i pesi nel mio corpo in questa posizione. Anche qui piano piano, con estrema calma, posso provare a stendere un pochino le gambe per un maggiore stretching, altrimenti rimango con le piante dei piedi a terra. Piano piano, espirando, ritorno su, avendo cura di fare dei movimenti molto lenti con il collo, e poi piano piano da questa posizione andiamo un attimo in balasana per recuperare. Ovviamente posso stare nelle posizioni tutto il tempo che ho bisogno, sia nelle posizioni con la yoga wheel sia nelle posizioni di recupero. Nella posizione del bambino sentirò qui allungare bene tutta la mia schiena dopo l'allungamento inverso che invece abbiamo fatto sulla wheel. Respiro calmamente, poi portando le mani ai lati delle ginocchia, espirando, srotolo la mia colonna verso l'alto. Qui rimango in ginocchio e cerco di portare la yoga wheel tra i due piedi,
La sistemo in questo caso dietro le mie lombari, dietro la mia schiena, la parte bassa della schiena e mi lascio andare completamente. Anche in questo caso, in questa posizione, lo stretching della mia colonna e l'apertura del petto può essere molto intenso, quindi cerco di andare piano nella posizione. Se voglio e se riesco, posso andare ad agganciare con le dita delle mani il lato esterno della yoga wheel, quindi il lato più vicino alla testa, e poi piano piano ritorno su. Anche in questo caso posso restare tutto il tempo di cui ho bisogno. E poi piano piano mi riposo e recupero sempre in Balasana come contropostura. Consiglio vivamente Balasana piuttosto che Adho Mukha Svanasana perché dobbiamo proprio rilassare bene la colonna. E di nuovo, ispirando, piano piano mi ritiro su. Da qui andiamo a vedere un'altra posizione di rafforzamento soprattutto dell'addome con la yoga wheel. Quindi cerco di portare sopra il dorso di un piede, poi l'altro e vado nella posizione della panca. Da qui espirando fletto le gambe e ispirando le ristendo. In questa maniera andrò a rafforzare anche le mie braccia, i palmi delle mani sono ben presenti sul tappetino, guardo a terra un punto di fronte a me. E poi piano piano porterò le ginocchia a terra e mi riposo un attimo. Da qui vediamo anche una posizione di stretching, soprattutto della zona del bacino e delle anche. Quindi vado nella posizione di lunge, ma porto sostanzialmente la gamba dietro sopra la yoga wheel. Cerco il mio equilibrio, porto le mani sul ginocchio avanti. E mi sollevo mantenendo la gamba dietro appoggiata sulla yoga wheel. Da qui, piano piano, quando avrò confidenza, posso cercare di flettere la gamba dietro ed afferrarla con la mano corrispondente. Qui sentirò un grande stretching a livello del bicipite, scusate, del quadricipite, quindi del muscolo della coscia, e guardo di fronte a me per mantenere l'equilibrio. E poi piano piano riporterò le mani a terra e riavvicinerò la yoga wheel ai miei piedi. Poi mi posiziono al centro del mio tappetino. Questa è un'altra posizione di potenziamento dei muscoli delle cosce. Porterò la yoga wheel su di un lato, in questo caso sul mio lato sinistro. Poggerò il piede sinistro con la punta rivolta verso sinistra sulla yoga wheel ed espirando fletterò la gamba destra e allungherò la gamba sinistra sulla yoga wheel con le mani in Angeli Mudra di fronte al petto. Posso ripeterlo per 3-4 volte a seconda del potenziamento che voglio effettuare sulle mie gambe e poi farò la stessa cosa ovviamente sull'altra gamba. 2-3 volte, lo stesso numero di ripetizioni che abbiamo fatto sulla gamba precedente. Poi un altro modo di utilizzare la yoga wheel invece è sempre nel mezzo Numanasana, in Ardha Numanasana. Quindi porterò un ginocchio a terra, il polpaccio della gamba avanti sulla yoga wheel e qui semplicemente inspirando tornerò indietro ed espirando mi spingerò con la gamba in avanti, leggermente in avanti, proprio per aprire un pochino di più il bacino. Cerco di andarci piano e mi aiuto sempre con l'appoggio delle mani a terra. Ovviamente uguale. Farò la stessa cosa anche dall'altro lato, quindi un ginocchio a terra, la gamba che si stende avanti, la poggio nella zona del polpaccio sulla yoga wheel e ogni volta che vado ad ispirare posso andare in avanti ed espirando indietro. In realtà non è importante stendere bene le gambe qui, ma quanto sentire l'apertura del bacino. Un altro modo con cui possiamo utilizzare la yoga wheel, in questo caso diventa veramente un ottimo supporto, è andare invece nella posizione della candela, quindi Sarvangasana. Piano piano qui porto a terra le mie spalle e la testa, la zona occipitale, rientrando bene il mento. Poi piano piano potrò appoggiarmi sul lato esterno della yoga wheel, quello più vicino ai miei piedi, e solleverò prima una gamba e poi l'altra. In questa posizione la yoga wheel sarà veramente utile come supporto alla mia posizione della candela e potrò restare in questa posizione per più tempo, sentendo tutto il peso del corpo che confluisce appunto sulle spalle. Poi piano piano espirando fletterò le gambe, porterò a terra prima un piede e poi l'altro. Mi aiuto con le mani a terra per darmi una piccola spinta e ritornare seduta sul tappetino.
Un'ultima posizione invece di yoga restaurativo per terminare questa piccola sequenza è quella di andare con le gambe in Baddha Konasana, le piante dei piedi a contatto, quindi leggermente lontane da noi, vado a formare una specie di rombo con le mie gambe, porto la yoga wheel in mezzo alle gambe e ci appoggio sopra la mia fronte e, se riesco, anche il mio petto, il mio busto, nella maniera più comoda possibile, e resto nella posizione tutto il tempo di cui ho bisogno per allungare la mia colonna vertebrale. Questi erano solo qualche esercizio con la Yoga Wheel, spero che il video ti sia piaciuto, se sì non esitare a lasciare un bel like, grazie per avermi seguito, Namaste!